Diego di Tecnofon.it. Google Nexus One e Android Froyo 2.2. Finalmente è possibile installare la nuova versione di Android sul super telefonino di Google e HTC. Diamo subito uno sguardo alle novità che sono state introdotte, che sono davvero tantissime, iniziando dalla Home. Allora, la Home ha introdotto per prima cosa un nuovo launcher, che sarebbe la nostra schermata, diciamo il nostro desktop, dove abbiamo qua in basso, vedete, due piccoli tab, dove il primo è il tab telefonico e il secondo il tab del browser. Praticamente abbiamo l'accesso rapido al browser e al tab del telefono. Sfogliando abbiamo sempre 5 pagine, però sono stati aggiunti dei nuovi widget, tra cui un widget utile, diciamo, per delle informazioni, dove ci dice come utilizzare la home, un widget del market dove vengono visualizzate a random le applicazioni più scaricate e quelle consigliate. Qui abbiamo il widget musicale. Andiamo dall'altra parte, abbiamo un nuovo widget dedicato a YouTube, dove possiamo vedere i video più visti. Se premiamo telecamera, entra subito nella funzione telecamera e chiaramente abbiamo anche la funzione cerca. Un'altra novità è stata introdotta per il widget della ricerca di Google. Adesso noi possiamo scegliere di fare la ricerca in tutto il telefono, nel web, nelle applicazioni e nei contatti. Questo è molto comodo perché ci permette di scegliere cosa vogliamo cercare senza che magari ci vengano fuori ricerche che non vogliamo fare. Torniamo indietro, vi faccio vedere altri widget che si possono inserire. Questi qua chiaramente sono quelli che ho aggiunto io. C'è adesso di default il Latitude, che era già presente comunque con l'ultima versione dell'aggiornamento di mappe. L'orologio analogico, abbiamo, come vedete, la ricerca, i suggerimenti. Twitter adesso è installato di default assieme a Facebook, quindi diciamo viene integrato, il social network viene integrato totalmente con il terminale e Android 2.2. Andiamo a vedere un attimino la velocità. La velocità è schizzata, nel senso che è davvero veloce. Come vedete, l'animazione è molto fluida e anche le applicazioni sono molto più veloci. Durante la presentazione hanno fatto vedere degli slide dove praticamente mostravano la velocità del Nexus rispetto alla versione 2.1, che raddoppiava addirittura, alcune volte era anche 5 volte più veloce, e questo lo si nota tantissimo durante l'utilizzo quotidiano del terminale. Andiamo a vedere un pochino le novità più salienti. Abbiamo innanzitutto la possibilità di usare come tethering e hotspot portatile. È davvero molto semplice da utilizzare, basta che noi clicchiamo, impostiamo l'hotspot wifi, attendiamo l'attivazione, ecco fatto, pronto. Vedete, in alto abbiamo la nostra notifica dove c'è scritto tethering oppure hotspot attivo. Questo cosa vuol dire? Che se abbiamo qualsiasi PC portatile o anche un iPad, per fare un esempio, noi lo possiamo collegare tranquillamente in tethering, in quanto il nostro Nexus One diventa un hotspot wifi. È possibile chiaramente anche inserire, vedete, una protezione con la, non si legge bene comunque, con la VPA, quindi in modo da avere tutte le sicurezze del caso. È inoltre possibile utilizzarle anche con l'USB. Quando noi lo colleghiamo via USB, premiamo tethering USB e il telefono viene visto come modem, diciamo come se fosse una chiavetta internet. Torniamo indietro e ci sono state delle piccole modifiche anche nel menu. Ad esempio abbiamo l'audio, possiamo adesso scegliere la vibrazione, se utilizzarla sempre oppure soltanto in modo silenzioso, oppure quando il telefono è silenzioso oppure non è attiva. Praticamente prima invece si poteva scegliere o sempre oppure no. I volumi adesso sono tutti uniti, vedete, abbiamo i tre volumi, possiamo scegliere i vari volumi direttamente da questa schermata. Abbiamo la possibilità
di riprodurre anche il suono di blocco schermo quando blocchiamo e sblocchiamo il display, mentre non c'è la possibilità di modificare la trackball. Diciamo, dai rumors emersi sembrava che fosse possibile. Un'altra cosa, il display adesso ha un menu suo ed è a parte. Possiamo scegliere la rotazione da tutte le parti. Vedete, può ruotare sia di qua che dalla parte opposta. Se noi leviamo la spunta, chiaramente ruoterà soltanto così. Da questa parte, diciamo come era originariamente. Possiamo, in questo caso, vabbè, c'è sempre stata anche nell'altra versione, scegliere l'animazione da utilizzare e abbiamo anche il timeout dello schermo. Torniamo indietro, andiamo a vedere un'altra novità, le applicazioni. Le applicazioni adesso hanno la possibilità di essere spostate nella SD. Al momento non è possibile farlo perché? Perché devono essere i programmatori ad abilitare la funzione direttamente nelle applicazioni. Infatti, se io vado nell'Adobe Flash Player, vedete, è oscurato e non posso utilizzarlo. Però con gli aggiornamenti delle applicazioni vi sarà la possibilità di spostarle su SD. Proviamo a vedere questo. No, non me lo dà, che è uno che avevo aggiornato poco tempo fa. Vedete, poi qui abbiamo le applicazioni in esecuzione, qui vengono visualizzate tutte le applicazioni e qui quelle eventualmente installate su SD che adesso io non ne ho. E poi ci sono i vari menu, i soliti menu dove possiamo scegliere sia abilitare il debug USB e installare da origini sconosciute. Scorriamo giù in basso, vi faccio vedere la versione, come vedete la versione è la 2.2. La tastiera è rimasta la solita, abbiamo soltanto ci è stato aggiunto soltanto un tab che ci permette di saltare al prossimo, quando compiliamo dei campi, al prossimo, diciamo, campo vuoto. Qui abbiamo la nostra ricerca di Google e via così. Andiamo adesso a vedere il browser. Il browser ha finalmente il supporto completo al Flash. Abbiamo il Flash Player 10.1. Quindi davvero una novità, una cosa molto interessante. Per questo terminale, dato che è uno dei primi, se non il primo. Proviamo subito con un video da Megavideo, noto sito di streaming. Andiamo a recuperare il video. Dov'è? Eccolo qua. Mettiamo il landscape. Clicchiamo su play. Episodi precedenti. Non l'ho ucciso io, Michael. Le prove dicono il contrario. Mi hanno incastrato. Se facciamo il doppio tap, viene visualizzato a schermo intero. Notate la fluidità che è davvero ottima. Ucciso il fratello del vicepresidente. Perché hai tanta voglia di vederlo? È mio fratello. Ti farò uscire di qui. Ma è impossibile. L'audio è perfetto, perfettamente sincronizzato con il video. Ancora meglio. Quindi davvero una bella soluzione. C'è da dire che è decisamente migliore rispetto alla versione che vi è sull'HTC Desire, in quanto HTC Desire ha sì il flash player, però ha un flash player light. Adesso spostiamoci, andiamo a vedere un altro sito sempre in flash, ovvero quello della Gazzetta dello Sport. Questa qui è dove ci sono i video della Gazzetta dello Sport e come potete vedere abbiamo la possibilità di visualizzare tutti i video. Questa partenza del Giro d'Italia rappresenta anche un punto d'arrivo per la Gazzetta dello Sport e per Gazzetta.it. Il giro si vedrà in 5 continenti anche sul web. Guardate che meraviglia, una Apriamo un cosa altro video. strepitosa, è la prima volta che Gazzetta è nel Qua il giro video con la va sua un pochino più a webtv e con un commento scatti, comunque. Se la Oggi moda ho sul provato a web guardare la può diretta del essere video in e si è televisione vista e credo che discretamente, possa diciamo seguirla che in ogni momento credevo come se peggio, un'esperienza credevo. straordinaria per Chiaramente noi, questo oggi sito è nel molto, giro molto che pesante, porta quindi dentro dei giovani sono dovuto che passare sono alla uno rete sperato wifi perché sennò ero vincitore. davvero L'editoriale di in oggi era difficoltà. proprio titolato pre. Torniamo indietro, usciamo dal browser, o meglio, rientriamo dal browser. Altre novità sostanziali non ce ne sono, comunque è rimasto uguale. È stato
modificato il motore, quindi abbiamo un rendering maggiore e una velocità ancora migliore. Secondo Google, è il browser più veloce al mondo. Usciamo, andiamo a vedere un attimo le novità dell'email. L'email cosa ha avuto? Ha avuto un piccolo restyling che è davvero comodo, perché adesso abbiamo qua in basso, vedete, i pulsanti per andare a destra e a sinistra, ovvero leggere l'email precedente o quella la prossima, e scegliere se eliminare ed archiviare. Questa cosa è molto molto comoda perché prima non avevamo la possibilità. Inoltre, qua in alto viene mostrato vedete, adesso io lo copro. Comunque viene mostrato il nostro account, quindi possiamo gestire più account. E questa è davvero una cosa molto comoda e molto interessante. È stato modificato leggermente anche il layout dei messaggi. Vedete, adesso abbiamo uno sfondo un pochino più diverso. Andiamo a vedere se riesco a trovare l'esempio. Vedete, abbiamo il testo e qui viene fuori la nostra tastiera. La nostra tastiera è rimasta la solita, con il nuovo aggiornamento diventa ancora più veloce. Scrivere è davvero semplice e davvero molto comodo. Torniamo indietro. Altre novità, quali sono? Innanzitutto, la fluidità, come vi ho già detto prima, è decisamente migliorata. Vi faccio vedere adesso, la galleria. La galleria prima aveva le impostazioni diciamo della grafica 16 bit, adesso è stata portata a 32 bit e abbiamo la possibilità di fare un pinch zoom sulle immagini per vedere rapidamente che immagini ci sono. Vedete? Scorrono dall'alto verso il basso. Davvero molto bello come effetto e molto comodo. Adesso voglio farvi notare il solito problema dell'inversione degli assi. Come vedete, se io cerco di aprirlo da una parte, però lui si apre dall'altra. Questo purtroppo è un problema che non è ancora stato risolto con questo aggiornamento, e credo proprio che non ci siano assolutamente soluzioni in quanto è un problema hardware. Comunque adesso proviamo a fare lo zoom su un'immagine, vi faccio vedere che lo zoom è davvero buono. E vedete, comunque non abbiamo nessuna perdita di definizione anche quando zoomiamo. Quindi la galleria è diventata ancora migliore. Adesso passiamo alla fotocamera. Anche la fotocamera ha avuto dei piccoli ritocchi. Adesso ne approfitto utilizzando la dock. Abbiamo innanzitutto qui dei nuovi menu trasparenti che ci permettono di scegliere tutte le impostazioni della fotocamera. Abbiamo la possibilità di scegliere la messa a fuoco automatica, infinito, e regolare l'esposizione. Possiamo abilitare o disabilitare la geolocalizzazione, controllare il bilanciamento del bianco, attivare o disabilitare il flash e usare lo zoom. In questo caso lo zoom, vedete, funziona molto bene. E poi scattiamo la nostra foto. Stessa cosa abbiamo anche nei video, e finalmente è stata introdotta la possibilità di accendere il flash. Quindi possiamo usare il flash quando facciamo le riprese dei video. La risoluzione è alta e non è ancora a 720 pixel e registra purtroppo ancora in formato 3GP, anche se la qualità è decente. L'unica cosa che veramente è l'audio, che fa abbastanza schifo in quanto è ancora ARM. Anche il market è stato leggermente modificato. Ora, quando andiamo a vedere un'applicazione, abbiamo dalla parte le informazioni e dall'altra parte i commenti, quindi sono stati divisi. Per il resto, diciamo, è rimasto tutto invariato. Faccio vedere la schermata dei download. Guardate la fluidità del terminale, che è davvero davvero migliorata. Andiamo a vedere un gioco, croce e delizia di questo terminale.
Ho avuto da Gameloft una demo del gioco Let's Golf. Questo gioco Let's Golf è stato creato apposta per Nexus One e su Froyo 2.2 è veramente tutta un'altra cosa. Quindi, ritornando ai video precedenti, avevo fatto vedere Real Football che dava dei grossi problemi. Questo perché? Perché il gioco è stato sviluppato per il Milestone e non per il Nexus One. Notate la velocità, assolutamente nessun tipo di rallentamento. Una ciofeca tirato, vabbè. Il gioco vi farò la recensione prossimamente, comunque è davvero ottimo. Finalmente dei giochi decenti li abbiamo anche sul Nexus One e su Android. Ridiamo un attimo un'occhiata al menu, vedere se mi sono dimenticato qualcosa. Abbiamo il kit auto che è stato leggermente modificato. Vedete? Abbiamo i nostri tab rapidi. Questo, quando lo montiamo in macchina. Abbiamo delle scorciatoie che ci portano rapidamente alle funzioni del terminale. Naviga, purtroppo non abbiamo la possibilità di utilizzarlo con il navigatore di Google, vedete che dice che non è ancora disponibile. Si spera che arrivi presto. Musica. La musica ha avuto un leggero restyling, non è cambiato di molto, però adesso abbiamo la possibilità, vedete. Quando abbiamo un brano, in fondo c'è lo sfondo dell'album. Così entriamo in riproduzione. L'audio è leggermente migliorato. A me sembra più alto, sembra. Probabilmente è beneficio del nuovo kernel. È tutto molto veloce. Abbiamo i classici menu, possiamo usare come suoneria, eliminare, aggiungere la playlist e via dicendo. Qui abbiamo sempre comunque il nostro menu a tendina con tutte le nostre opzioni. E niente, che dire, questo aggiornamento è veramente veramente tanta roba, perché il Nexus era già un ottimo terminale, ma con questo aggiornamento è diventato qualcosa di più. Personalmente lo ritengo il migliore che ci sia sul mercato al momento, in quanto ha tutto, ha il flash, la possibilità di usarlo come tethering, ha un ottimo browser, ha la possibilità di personalizzarlo come si vuole. E gli aggiornamenti da parte di Google lo fanno ben sperare, in quanto questo terminale qua può avere davvero una lunga vita. Poi, se non vi basta questo, con il root potete davvero farci modding estremi e tirare fuori di tutto da questo terminale. Sono davvero molto soddisfatto e vi consiglio, se avete intenzione di passare ad un Android, di farci davvero un pensierino. Ciao da Diego di Technophone.